Siamo alla settima edizione, quest'anno in questo bellissimo progetto dal titolo La città di Parmenide, perfetto appunto per quello che andremo a fare. 4 giorni dedicati alla traduzione dal greco e dal latino filosofico in collaborazione con l'Università di Salerno e con la Società Filosofica Italiana, con tanti partner locali, come avviene ormai già da tempo. Appuntamento di eccellenza è domenica 5 la mattina con una bellissima lezione magistralis del professor Matteo Nucci, scrittore appassionato di Platone, terrà questa lezione dal titolo Eros e libertà. Avremo anche dei fumettisti del gruppo Bonelli, quindi editore, quindi fumettisti importanti, quindi collegheremo la parte iconica alla parte, diciamo così, più filosofica per avvicinarci sempre più ai giovani. Sono questi il target a cui ci rivolgiamo. Quindi un momento culturale importante, ma anche di turismo scolastico, perché sono tanti i ragazzi che ci raggiungeranno insieme ai docenti. Insomma, un incontro a cui teniamo particolarmente, un appuntamento fisso che spero diventi sempre più il fulcro di iniziative su cui, insomma, Ascea può puntare. Amore o un legame che non conosce la crisi del settimo anno, ecco, siete particolarmente legati alla città di Ascea. Siamo legati a Ascea, siamo legati al Cilento, Achille la tartaruga opera un po', cerca di operare su tutto il territorio. Quest'anno ripartirà anche un'altra iniziativa, il Festival della Natura, un'iniziativa che già nel 2012 ha avuto, insomma, un esordio, importante perché coinvolse ben 10 comuni. Speriamo di poter continuare in questa direzione. Abbiamo bisogno di riappropriarci dell'ambiente, della natura e poi, sempre nell'ambito dei percorsi dell'eccellenza, dal 31 maggio al 2 giugno saremo a Palinuro con il Mythos Festival, quindi teatro classico, tutto all'insegna dei valori più belli della nostra cultura.